Ciao a tutte. Allora, visto che si parla sempre di mamma, di bambino, di casa, ho pensato di fare, di ideare un video tag. Non so se ce ne sono su YouTube di questi tag, di questo tag che ho fatto io, però vabbè, le domande le ho inventate io, quindi diciamo che è nuovo, tra virgolette. E si intitola Le mie vacanze tipo video tag. Sono 15 domandine e giusto così per liberare un attimo la mente da quella che è la routine delle mamme in generale, quindi scusate, ma il cagnolino vuole giocare. Allora, iniziamo subito così facciamo presto. Allora, la prima è vacanze in Italia o all'estero? Allora, io non ho fatto molte vacanze all'estero, devo dire, ne ho fatta una quando ero giovane. Quando avevo tipo 19 anni in Grecia e poi sono stata in Spagna, Barcellona, in Grecia a Rodi e in Spagna a Barcellona e basta, perché poi ho fatto solo vacanze in Italia, avendo anche i cagnolini, sinceramente mi scoccio portarli in aereo, credo si possa comunque, perché sono due cagnolini di razza piccola, di taglia piccola. Però non mi va di fargli fare questo il viaggio in aereo perché so, per come sono fatti loro, so che soffrirebbero troppo, quindi mi sacrifico io e vado in Italia, faccio prima, vado, sto qua, non mi allontano troppo. E quindi ho fatto più vacanze in Italia, ad esempio in Puglia, in Sicilia, all'Isola d'Elba, che altro? Vabbè, la Riviera Romagnola e basta per adesso. Sì, vabbè, sono stata 2 volte in Sicilia, più volte in Puglia e una volta all'Isola d'Elba. E basta, andiamo avanti. Domanda numero 2, i luoghi preferiti dove sei stata o quali vorresti visitare? Allora, a parte la Puglia, perché io sono originaria della Puglia, quindi sicuramente la Puglia è al primo posto per me. E un'altra vacanza che mi è piaciuta tantissimo è stata quella all'Isola d'Elba. Quella è stata l'ultima vacanza che ho fatto, cioè l'anno scorso. E, no, scusate, 2 anni fa. L'anno scorso ero incinta, non sono andata da nessuna parte. 2 anni fa. No, scusate, cosa sto dicendo? L'anno scorso ero andata a Pesaro con la mia amica, che ero già incinta, non lo sapevo, e poi quando sono tornata ho scoperto di essere incinta, vabbè, 2 anni fa quindi all'Isola d'Elba ed è stata una vacanza bellissima per me. Allora, intanto è stata l'ultima da single, cioè da single, da non mamma, ecco, perché sono andata con il mio fidanzato e i due cagnolini. Però è bellissima l'Isola d'Elba, cioè. Io dico sempre questo, prima di andare all'estero vorrei proprio visitare tutta l'Italia, nel senso che in Italia abbiamo dei posti meravigliosi e preferisco così, ecco, che andare prima all'estero e non sapere dove vivo, cioè in sostanza. L'Isola d'Elba, se non ci siete mai andate, andateci perché è veramente bella, cioè è molto caratteristica, ci sono delle bellissime spiaggette, è proprio bella, sì, devo dire la verità. Sono stata proprio bene. E quali vorresti visitare? Come ho già detto, a me piacerebbe molto stare in Italia e vedere altri posti in Italia. Anche per esempio girare di più anche la Sicilia o andare in Calabria, cioè vedere altri posti, nonostante io ci sia già stata in Sicilia, però vedere altre zone, perché sono stata più nella zona di Palermo, Sciacca, queste zone qua, quindi mi piacerebbe girarla di più, ecco. E poi, la vacanza più bella e più brutta. Allora, appunto, la vacanza più bella. Ce ne sono tante. All'Isola d'Elba sicuramente ve l'ho già detto, però anche in Puglia. Però in Puglia, vabbè, non la calcolo perché io ci ho vissuto in Puglia, quindi faccio finta che sia una cosa a parte.
Sì, l'isola d'Elba diciamo è stata una delle più belle, anche in Grecia è stata bella, però lì ero con un gruppo di amici, ero ancora cioè, ero ancora giovanissima, quindi vabbè. Invece quella più brutta, c'è quella più brutta ed è stata in Sicilia, e sono andata a Sciacca, però non ero proprio sciacca sciacca, ero molto fuori mano, infatti non mi è piaciuto per questo. E siamo andati giù in aereo. E quindi non avevamo modo di muoverci. L'agenzia viaggi ci ha spedito in un villaggio turistico bruttissimo, che non auguro mai a nessuno di andarci. Non mi ricordo dov'è perché sennò ve l'avrei detto. E eravamo proprio sperduti in mezzo alle campagne, cioè non potevamo muoverci, non c'erano autobus che arrivavano, non c'erano taxi. Siamo dovuti stare 2 settimane, poi neanche una, 2 settimane rinchiusi in quell'hotel orrendo, sporchissimo, cibo da vomito proprio. E quella è stata proprio la vacanza più brutta in assoluto che io abbia fatto, cioè neanche all'estero ho mai potuto vivere un'esperienza del genere, davvero terribile, terribile. Poi, domanda numero 4, hotel, appartamento o villaggio? Allora, io fin quando sono stata ragazza, diciamo così, senza impegni, senza cani, senza bambina, ho sempre preferito andare in hotel, perché comunque la vacanza per me è relax, l'hotel è il massimo. Adesso che ho i cagnolini, e a maggior ragione che avrò la bambina, sicuramente sono sempre andata in appartamento e comunque continuerò ad andarci perché i cani me li porto sempre dietro, non li lascio mai a nessuno e di conseguenza l'appartamento è l'ideale per chi si porta cani in vacanza, secondo me. Il villaggio stessa cosa, è un po' come l'hotel, perché comunque c'è l'hotel e poi ci sono magari varie cose da fare, tipo spettacoli di sera o cose di questo genere. Quindi per me l'appartamento al momento è la cosa ideale. Domanda numero 5. Quale mezzo preferisci o detesti e perché? Allora, io se posso prendere l'aereo è meglio, però ripeto, stessa storia, con i cagnolini il mio mezzo preferito è la macchina. E credo che comunque la preferirò sempre, anche con la bambina, perché con la macchina hai le tue comodità, ti puoi fermare quando vuoi, puoi andare tranquillamente senza dover correre, ok, vai con i tuoi tempi, ti puoi portare qualsiasi cosa dietro, insomma è molto più comodo secondo me. Detesto il treno perché sono così andata tante volte giù in Puglia, che mi sono sempre, durante il periodo estivo più che altro. Adesso non credo perché c'è la freccia rossa, quindi magari si sono un po' evoluti. Però fin quando c'erano gli Intercity o l'Euro, mi ricordo che com'era, vabbè, facevano salire in aereo più gente possibile, e nonostante i posti fossero già prenotati, quindi ho fatto tanti di quei viaggi in piedi, in mezzo alla gente, col caldo, che io il treno ormai lo odio, cioè proprio non lo sopporto, quindi non ci andrò mai più in treno a fare un viaggio, sicuramente. Poi numero 6, il tuo souvenir preferito, nel senso il più bello che hai preso, se l'hai preso, perché io non amo molto portarmi i souvenir a casa perché non mi piace avere troppi oggetti in casa. Più che altro mi compro magari qualcosa che possa essermi utile e che mi ricorda poi la vacanza che ho fatto. Ad esempio, tipo in Grecia avevo comprato questo braccialettino qua che è proprio il simbolo della Grecia, questo. Ed è bellino, carino. E poi avevo preso questi orecchini qui. Con la stellina, il fiorellino azzurro che cambia un po' cangiante, diciamo, per me. Poi a Rodi, quando sono andata a Rodi in Puglia, ho preso una calamita, questa qua, ed è l'unica calamita che ho preso perché non sapevo cosa prendere, però volevo avere un ricordo di quella vacanza. Non ho trovato niente per me, ho voluto prendere una calamitina piccolina. E poi invece, quando sono stata a Pesaro,
L'ultima vacanza che ho fatto, che tra l'altro ero già incinta, ho trovato una bancarella bellissima. Adesso si sono un po' ingiallite, però erano carinissime. Sono delle saponette fatte a cupcake, fatte a mano, tutto a mano. Ne ho prese tre. Tra l'altro, avendolo saputo, magari le avrei prese rosa. E questa qua, bellini. Erano troppo carine, le ho volute prendere, però vedete, si sono ingiallite proprio, mi dispiace perché, peccato, erano proprio bianche, belle ottico. E vabbè, questi sono i miei souvenir più carini, diciamo. Numero 7. Quale periodo dell'anno preferisci? Io sono sempre andata in vacanza o a giugno o a luglio, ho sempre tralasciato agosto per il casino che c'è, però l'anno prossimo mi organizzerò per andare via ad agosto, perché mi sono un po' stufata di passare agosto in città, non c'è nessuno, la città è vuota, non mi piace tanto. Quindi una vacanza bella a Ferragosto al mare me la voglio fare. Prima o poi, spero sia la prossima. 8. Che tipo da spiaggia sei? Io sono, oltre che in spiaggia, io sono una ragazza molto alla mano, cioè non sono una che non mi piace, cioè non ho tempo e voglia di stare dietro all'aspetto estetico, ad abbinare i vestiti. Purtroppo non ho questa capacità, ecco, perché proprio non ce l'ho nell'indole. Quindi sono abbastanza casual anche in spiaggia, infradito, pantaloncino, maglietta e borsa da spiaggia e basta. Cioè non mi piace portare gioielli, non mi piace truccarmi, sono abbastanza semplice come persona, quindi anche in spiaggia è così, anzi a maggior ragione perché non sopporto il caldo e il sudore, quindi figuriamoci se mi devo truccare, non esiste proprio. Poi 9. Come organizzi la giornata? Io di solito quando vado al mare, allora, cerco di andare in spiaggia presto la mattina, perché mi piace proprio che ci sia poca gente, che l'acqua sia ancora pulita, bella limpida. E poi comunque, appunto perché odio il caldo, per me andare a mezzogiorno o alle 3 di pomeriggio è da pazzi, cioè io non ce la faccio davvero. E poi sono una che sta sempre in acqua, non mi piace stare tanto al sole, quindi preferisco andarci in quei momenti là, così almeno posso anche prendere un pochino di sole, ed è il sole quello buono alla fine, quindi preferisco. E comunque, magari arrivo a faccio colazione, vado in spiaggia presto, rimango fino tipo a mezzogiorno, torno a casa, mangio, mi faccio la mia pellichella, perché ci sta sempre, con la bambina non sarà così, penso. Però vabbè, fino adesso è stato così. E poi torno in spiaggia verso le 5. Verso le 5 e poi sto lì fino alle 7 e mezza, 8, che tanto il sole va via tardi d'estate, quindi questa è la mia giornata ideale, diciamo. Numero 10. Cosa non deve mancare nella borsa da spiaggia? Allora, fin quando ero non mamma, fin quando non ero mamma, la cosa che non doveva mancare mai era questa cosa qua, la maschera. Sì, vabbè, questa è bruttina, poi ce l'ho da una vita, è il caso che forse la butto, però la maschera ci deve essere sempre per me. Io sono proprio un pesce, cioè se non vado sott'acqua io muoio, cioè ho proprio bisogno di stare sott'acqua, quindi la maschera mi serve perché non so andare senza tappare il naso, quindi mi serve per forza. Però è proprio la cosa che non deve proprio mancare per me è quella. Prima ancora della crema, che tanto non metto mai. Vabbè. Ok. Numero 11. Allora, mostraci la tua borsa e il tuo costume preferito. Allora, io vi faccio vedere il costume di quando ero magra, perché adesso ormai questo costume non mi va più. Ne ho in realtà due, che sono i due che ho comprato l'anno scorso per andare a Pesaro con questa mia amica, perché volevo proprio cambiare. Ogni tanto mi piace comprare dei costumi nuovi. Ed è uno questo qui che ho preso da H&M, fatto così. È un po' stile, non so, anni 60 forse. Vabbè, le bretelle che si possono anche staccare, quindi puoi usarlo a fasce. Perché comunque ha la mutanda alta, è abbastanza alta anche se non sembra. E niente,
mi piaceva questo effetto qua arricciato davanti. E poi l'altro, che però ho usato pochissimo in realtà l'anno scorso, è questo. Mi sembra talmente piccolo, veramente. Adesso proprio non mi entra neanche il braccio qua dentro. Questo è carino perché poi, adesso vi spiego, c'è l'accetta ai lati. Questo l'avevo preso da OVS, tutti e due pagati pochissimo. Perché l'ho preso? Perché ho preso questa borsa qui anche da OVS, che è fatta così. A me piace un sacco il colore, l'abbinamento bianco-nero, perché all'interno è come il costume. È particolare questa borsa, però mi piaceva un sacco. Non ha neanche tasche all'interno, ne ha solo una per metterci tipo il cellulare, però non ha zip e né niente, è proprio un sacco. E mi piaceva perché la bianca nera e poi rosa shocking qui all'interno è proprio riprende proprio il costume che è questo qua, quindi mi piaceva l'idea. E vabbè, è andata ormai. L'anno prossimo costume intero sicuramente. Poi andiamo avanti, va. 12. Cosa non sopporti quando vai in spiaggia? Io non sopporto in generale la sabbia, quindi sopporto ancora meno le persone che passano senza vederti, perché proprio ti calpestano e di conseguenza la sabbia ti finisce sull'asciugamano. Ecco, quella è una cosa che io odio in assoluto, cioè veramente mi fa andare fuori di testa. E poi la sporcizia, cioè vedere gente che spegne la sigaretta nella sabbia, oppure per non fare due passi per arrivare al cestino, butta la carta lì per terra dove ha l'asciugamano. Poi casualmente quando si alza per andare via la dimentica lì. Ecco, quella è una cosa che io odio, la maleducazione in generale, perché poi ci lamentiamo che poi le spiagge fanno schifo, oddio là non mi piace perché è tutto sporco, il mare fa schifo. Ecco, se magari ognuno di noi cercasse un po' di più di salvaguardare anche il posto dove siamo, magari le spiagge sarebbero anche un po' più pulite. E quindi questo non sopporto di più in assoluto. Numero 13, spiaggia libera o lido? Allora, io fin quando sono stata giovane andavo con gli amici, le amiche, preferivo la spiaggia libera perché comunque ero più libera io, nel senso avevamo più spazio, magari per giocare col pallone, per divertirci un po'. Da quando mi sono fidanzata, che comunque adesso ho 30 anni e non è che ne ho 40 o 50, però preferisco avere la mia tranquillità anche in spiaggia, essere un po' più comoda, avere più comodità, quindi preferisco il lido, sinceramente, con il lettino e l'ombrellone. E poi 14, dove andrai quest'anno? Da nessuna parte, quest'anno io sto a casa perché avendo la bimba così piccola ancora e due cani da portarmi dietro ho preferito evitare perché comunque la bambina adesso è proprio impegnativa, cioè mangia il latte ogni 4 ore, quindi comunque mi dovrei portare dietro un sacco di roba. Preferisco magari l'anno prossimo che già avrà più di un anno e sarà più autonoma, diciamo, ecco, non dovrò portarmi il passeggino e tanta roba che l'anno prossimo sicuramente non ci sarà. Poi, numero 15, tagga chi vuoi. Allora, io taggo, non ho molte iscritte al momento, quindi sicuramente taggo tutte quelle le ragazze iscritte che ho e che hanno un canale, quindi adesso non me le ricordo tutte, però tipo Valentina del Bello di Essere Mamma, la Valli 310, Sweet Joyce, 4 chiacchiere con Linda, oddio, ce ne sono altre che però scusatemi ma non me le ricordo, però meno male che sono poche. E comunque tutte vi taggo e taggo anche altri che non sono iscritti, quindi vorrei proprio che questo tag facesse il giro, ecco, quindi taggate tutti e mi fa piacere poi guardare i vostri video. Allora, visto che è durato la bellezza di quasi 20 minuti, direi che è già abbastanza. E basta, ragazze, io vi saluto, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Spero che mi seguiate ancora e che qualcun altro voglia iscriversi. Ciao a tutte, ragazze, buona giornata.